Ancora una volta Carta Bianca regala al pubblico lo show di Mauro Corona. Ancora una volta è lui a portare in studio la sua battaglia a favore dei forestali, ma questa volta dall'altra parte c'era Roberto D'Agostino che non gliel'ha mandata di certo a dire. Il suo arrivo è stato subito scoppiettante visto che, in collegamento, ha subito punzecchiato la conduttrice Bianca Berlinguer. Indosso la divisa per lanciare nuovamente l'appello a chi ha a cuore questo glorioso corpo e vuole ripristinarlo, e lei ha ribadito: la divisa la invecchia un po' e alla fine ha perso le redini, visto che Corona ha risposto a tono: anche certe sue gonne accentuano la sua vecchiaia, venga in minigonna e vediamo come sta. Il top del trash è arrivato proprio quando lui è messo a confronto con D'Agostino, che non apprezza la sua battaglia e non lo appoggia, definendolo addirittura l'abominevole uomo del bosco. Ma cosa è successo dopo? Lo scontro tra Mauro Corona e Roberto D'Agostino. L'atmosfera a Carta Bianca è diventata esplosiva quando Roberto D'Agostino, in collegamento dal suo studio romano, lo ha stuzzicato un po' al grido di il boscaiolo in divisa. Qua è diventato il carnevale di Viareggio, beccandosi un "ma vai a cagare, caga asterisco ione". Mentre la conduttrice cercava di metterci una toppa ma senza successo, visto che Mauro Corona chiude quella specie di caprone col pizzo, i boscaioli hanno faticato e costruito paesi e città. Sono disposto a incontrarlo per discutere di letteratura planetaria e ci diamo un punteggio. Non me lo porti più qui, quella del boscaiolo è una professione nobile. Mi ha insultato più volte sul suo Dagospia, adesso sono stanco. Me lo lasci a casa quando vengo qui. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.